È un momento importante del Milan, ma aspettiamo anche la vecchia guardia juventina. Per la partita è specificato per Cirea. Beh, finire a San Siro penso che sia una cosa stupenda. Il Milan oggi vince il campionato, noi con questo punto mi auguro che la Juventus arrivi in Coppa. Grazie Antonio, tanto c'è il Gullit, vieni Antonio, vieni. Vieni. Allora dopo Cirea con la maglia bellissima questa immagine, Antonio, dì una cosa a Gullit. Ma io credo che se non fa scherzi domenica prossima come penso che abbia vinto lo scudetto, complimenti. Complimenti, senti, hai fatto un messaggio particolare prima della partita per la lotta all'apartheid che non c'entra nulla con lo sport, ma credo che sia molto importante che tu lo dica di persona. Sì, perché io credo in questa cosa, perché l'apartheid è un modo, non mi piace. Ma anche ho visto fantastico pubblico che sempre dietro la nostra squadra, questo di più importante. Schiaccia, che è schiacciato, schiaccia! C'è l'aglio, ci sono gli amuletti, c'è l'ultima edizione del Gullit Post fresco di stampa. C'è qualcuno venuto da lontano e ci sono pure il re con la regina, ma non è la finale della Coppa d'Inghilterra. Ma soprattutto c'è il grande pubblico milanista che aspetta lo scudetto da 9 anni. Lo scudetto è vicinissimo. Gullit si prende il pallone d'oro e sbuffa. Sacchi si mette al riparo, una sistemata ai capelli e via. La Juve, priva di parecchi titolari, gioca con Tricella a centrocampo. Si presenta così. Guardando troppo al futuro si salta subito all'autunno e grandina. Nel Milan libero gioca il bravo Costa Curta al posto di Baresi, che è tutta un'altra cosa. Il terreno pesante fa brutti scherzi, il giovanotto se la cava così, su Buso. Insomma, i biscotti della nonna bianconera sono stagionati, ma a volte indigesti. E sulle prime la Juventus non sembra proprio arrendevole. La filosofia calcistica rossonera, quella degli anni 2000, ha mandato al rogo il principe di Machiavelli privilegiando la rivoluzione in Ferrari. Ma sul bagnato si slitta un po' e Colombo sbanda anche nel rettilineo. Guardate che occasione manda alle ortiche quando la Juve offre il proprio fianco. Il Milan cerca di giocare come sa, ma la Juve vigila in maniera molto rigida. La sua barriera di centrocampisti è un esercito agguerritissimo. Insomma, come potete capire, non si passa. E all'inizio della ripresa De Agostini tiene caldo l'ambiente con questo tiro. Sul pesante Ancelotti, Evani e Gullit lottano a denti stretti. Tacconi risponde da gran campione. Il Napoli perde a Firenze. Il Milan, che ha messo dentro Van Basten, tenta l'impossibile anche se il pallone sembra quella saponetta che usano 9 stelle su 10. La usa pure Tacconi per dare una lavata di capo ai compagni. Attenti al rush. In inglese significa corsa impetuosa, assalto, slancio, fate voi, lo dice il vocabolario, è un attaccante. Gullit a papà George, venuto dalle lontane Antille, regala questo colpo di legno. Per lo scudetto, appuntamento a domenica prossima sul lago di Como. Ma non chiedetemi i biglietti, dice disperato il responsabile del Milan Point. Cos'è questa roba? Non chiedetemi i biglietti, perché? Per Como? Perché non ce ne sono più. So che in questi giorni non riesco più a vivere, devo uscire dalla cantina da casa, non esagero. Stanotte mi hanno inseguito 2 macchine da Loreto all'Otto per chiedermi i biglietti. Direi che oggi era difficile giocare al calcio per tanti motivi. Uno sicuramente era il terreno che ci ha frenato. Molto probabilmente noi siamo stati anche meno brillanti di altre volte. Molto probabilmente la Juventus è venuta con grande decisione, arroccandosi molto, badando più che altro a difendersi. Sono tutte componenti che non hanno contribuito a far sì che lo spettacolo lievitasse molto. Anche se da parte nostra c'era questa volontà, perché volevamo ripagare questa società, volevamo ripagare questi tifosi, e anche quando sapevamo che la Fiorentina stava vincendo, noi abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita. Credo che l'avremmo anche meritata, almeno per il coraggio, per l'insistenza, per l'animosità con cui abbiamo lottato. Lei ha raccontato un episodio a fine della partita di una battuta di un giocatore della Juventus, ce lo può riportare? No, lasciamo stare. Però ne ha parlato la stampa. Lasciamo stare. Ecco, onestamente, sai che lei pensa che questo campionato, anche se manca il sigillo dell'ultima partita, l'ha vinto il Milan o l'ha perso il Napoli? Io credo che, l'ho detto già, il Napoli ha fatto già
gli stessi punti d'anno scorso, con quelli il Napoli l'anno scorso aveva vinto, quindi il Milan è a zero in media inglese nonostante una partita persa a tavolino in casa, che quindi vorrebbe dire che sarebbe a più due in media inglese. Questo dice, le cifre dicono chiaramente come sono i meriti, quali sono i meriti delle squadre. Ecco, che strategia userà la squadra in questi sette giorni al splashdown, all'atterraggio? Né più né meno di quello che abbiamo fatto per tutto il campionato. Anche oggi prima della partita ho detto, allora fra sei mesi fa chi è di voi che pensava che a due giornate alla fine fossimo primi, o tre mesi fa o un mese fa? Adesso lo siamo, dobbiamo continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Complimenti, Zecchi. Grazie.